il CES 2020 di Las Vegas è di fondamentale importanza per i notebook e per i computer portatili, perché qui debuttano per la prima volta ufficialmente i nuovi concept di portatili del futuro con doppio display, display nella posizione consueta qui in alto ma anche in basso a sostituire la tastiera. Un concetto che era stato già presentato al Computex 2018, se ve lo ricordate, ma poi ci sono stati problemi sia hardware sia software che hanno costretto a posticipare fino al 2020. Quest'anno sarà infatti l'anno nel quale questi nuovi portatili arriveranno finalmente in commercio, in due diverse versioni, con doppio display o addirittura con display OLED flessibili che permettono di ripiegare il portatile, un po' come abbiamo visto l'anno scorso sugli smartphone convertibili in tablet. Qui invece abbiamo dei maxi tablet convertibili in laptop, però il comportamento è molto simile a quello del doppio display. Ora, in questi anni, l'unico produttore al mondo che ha presentato sul mercato effettivamente delle macchine dual display è unicamente Lenovo. Forse ricordate gli YogaBook di prima e di seconda generazione, l'ultimo aveva proprio un pannello a colori accompagnato sulla base da un display ausiliario con tecnologia e-ink, un display a bianco e nero. E proprio basandosi su quell'esperienza, qui al CES 2020 Lenovo presenta questa nuova macchina della gamma ThinkBook, il ThinkBook Plus. È un nuovo brand di portatili professionali che è stato presentato nel 2019, macchine che sono destinate a una nuova forza lavoro che si fa strada e che a breve rappresenterà il 60% dell'intera popolazione dei lavoratori, composta da millennials e generazione Z, persone che vogliono dei notebook che siano meno tradizionali rispetto ai ThinkPad, abbiano degli elementi un po' consumeristici al loro interno e che rispecchino le loro qualità di creatività, multitasking, produttività. E quindi questo ThinkBook Plus è la massima espressione proprio di questa combinazione di fattori, perché permette di avere varie modalità di utilizzo in combinazione con il display e-ink qui sul retro. Display e-ink che, ve lo anticipo subito, ha una diagonale di 10,8 pollici, risoluzione Full HD e un ink normale, non è del tipo flessibile, quindi potrebbe essere un po' più fragile, ma l'hanno rivestito in Corning Gorilla Glass di terza generazione antiriflesso. Quindi quando abbiamo il portatile chiuso possiamo utilizzare questo pannello ausiliario con consumi di batteria ridottissimi per avere qui ad esempio le notifiche del calendario oppure le email, e grazie a Modern Standby queste informazioni vengono aggiornate anche quando la macchina si trova con il display lid chiuso in standby. E sempre poi su questo display ausiliario abbiamo qui in basso queste icone che ci permettono di interagire con Amazon Alexa, di aprire il marketplace di Amazon Kindle oppure di utilizzare la penna per prendere appunti. E vedete, abbiamo questa interfaccia proprio ottimizzata per scrivere, per prendere appunti a mano libera con questa Precision Pen. Con il riconoscimento dei livelli di pressione abbiamo un bottone qui in alto, questo è ad esempio utilizzato per cancellare, e altri due bottoni qui in basso, con una batteria al suo interno e con tecnologia Wacom AES. Quindi non solo possiamo prendere appunti a mano libera su un foglio bianco, ma possiamo anche prendere appunti sui PDF, e poi quest'ultima icona è dedicata ai settaggi, alle impostazioni. Ma oltre a questo display ausiliario e-ink, ovviamente su questo ThinkBook Plus abbiamo anche un display tradizionale all'interno, sprovvisto però di touch, un pannello da 13,3 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, tecnologia IPS, anti-glare anche in questo caso, con brillantezza di 300 candele e una copertura colore del 100% sRGB. Le cornici sulla sinistra e sulla destra sono di meno di 5,5 mm di spessore per un ottimo rapporto screen to body. Ora, avete visto ad esempio quello del display borderless e uno dei temi più cari al mercato consumer, e qui viene declinato anche in versione professionale, sempre in quella chiave di consumerizzazione della quale vi parlavo all'inizio. In basso abbiamo questa tastiera con il classico layout di Lenovo,
e inserita all'interno di questo palm rest in alluminio con finitura anodizzata. Tutto lo chassis è realizzato in metallo e più in basso abbiamo un touchpad con bottoni di selezione sotto la superficie sensibile e cornice Diamond Cut che come al solito ci permette di intravedere la brillantezza, la luminosità del metallo. La tastiera è anche dotata qui nell'angolo dei tasti degli hotkey per Skype. E ad agganciare poi la base al display c'è questa cerniera che permette di mandare il pannello completamente piatto a 180 gradi per favorire la condivisione dei documenti con interlocutori o con colleghi. Vediamo un po' cosa c'è all'interno di questo portatile. Ho già preparato qui in basso le informazioni di sistema. Abbiamo processori Intel Core di decima generazione Comet Lake U, come questo i7-10710U, che è anche la configurazione massima, ma potete avere anche configurazioni inferiori ovviamente. 8 o 16 GB di memoria DDR4 e uno storage fino a un massimo di 512 GB SSD M.2 PCI Express, oppure potete anche scegliere drive con cache Intel Optane H10. La batteria che alimenta tutto il sistema ha una capacità di 45 watt-ora ed è provvista di ricarica rapida, rapid charge, che permette di ricaricarlo più rapidamente, ma comunque l'autonomia è sufficiente, più che sufficiente, per un'intera giornata di lavoro, perché l'autonomia dichiarata è di 10 ore. Lo chassis ha dimensioni di 30 cm x 21,7 cm, lo spessore è di poco inferiore a 1,8 cm, 17,4 mm per un peso di 1,4 kg, quindi parliamo di un ultra portatile, con, per quanto riguarda le interfacce sui lati, una HDMI out, una USB-C, un jack audio combo, e poi sul lato opposto abbiamo altre due porte USB full size, il bottone di accensione che ospita al suo interno anche il fingerprint reader, quindi con un tocco solo sbloccate e accendete il device, e un LED di notifica. Sul retro non c'è nulla, ma vedo che verso il basso, verso il fondo, iniziano a comparire le griglie del sistema di raffreddamento, che ritroviamo anche sul fondo, qui sul pannello inferiore, insieme agli speaker. La USB-C è una full feature USB-C, quindi potete collegare anche display esterni. Poi all'interno di questo portatile abbiamo il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.0, gli speaker sono 2 da 2 watt con tecnologia Harman e supporto per Dolby Audio. In alto, qui sulla cornice, ci sono 4 microfoni far field con cancellazione del rumore, utilissimi per Amazon Alexa e per Cortana. Bene, è tutto per questa mia preview con il nuovo Lenovo ThinkBook Plus. Arriverà in commercio a partire dal mese di marzo 2020 con prezzi di partenza di $1,199, mentre come al solito se siete interessati a disponibilità e prezzi per l'Italia vi consiglio di andare a seguire gli aggiornamenti su notebookitalia.it. Insieme a questo notebook poi debuttano anche due accessori dedicati ma opzionali. Questo che è il Bluetooth Silent Mouse, che arriverà da aprile con un prezzo di $39,99, un mouse con un look molto professionale, semplice. Qui in basso vedo che c'è un sensore ottico a luce blu e potete programmare i DPI da questo bottone da 800, 1600 a un massimo di 2400. È molto silenzioso nel click e per questo l'hanno chiamato Silent Mouse. E oltre al mouse c'è anche questa custodia protettiva particolarissima, quasi una custodia per un libro, perché il portatile si inserisce qui dall'alto, quindi non si apre come al solito per le custodie, perché è stato necessario inserire uno strato protettivo per il display ink. Quindi se inserite il portatile all'interno di questa custodia avete una ulteriore protezione qui in alto proprio per il pannello e-ink, che come vi dicevo è un po' più fragile, un po' più soggetto agli urti, quindi dovete fare un po' attenzione. Questa sleeve sarà disponibile in commercio a partire dal mese di aprile con un prezzo di $44,99. Oltre agli accessori ufficiali c'è anche questo wireless charging pad
che vedete qui in basso, proposto da Energy Square. Ora non lasciatevi ingannare dal nome, perché non utilizza una tecnologia di ricarica wireless, ma in realtà utilizza dei pogo pin che vengono inseriti all'interno del portatile. Quindi avete bisogno, per utilizzare questo pad per la ricarica, di avere un notebook che sia stato opportunamente modificato dal produttore. Lenovo sta pensando di dotare il ThinkBook Plus proprio di questa funzionalità. Una volta che appoggiate il notebook in qualsiasi posizione su questo pad, tramite i pogo pin si ricarica. Una soluzione molto semplice in realtà, ma molto efficace, che soprattutto non disperde energia come invece succede con le solite basi di ricarica wireless, e questo è il motivo per il quale poi di solito queste basi non vengono utilizzate sui notebook. E visto che avevamo la penna qui attaccata magneticamente al ThinkBook, vi faccio anche notare che c'è un magnete proprio per tenere in posizione la penna, così non la perdete e la potete trasportare con più facilità. Bene, chiudo qui questa mia preview dal CES di Las Vegas. Per altri video dalla mia copertura live vi consiglio anche di andare a dare uno sguardo sulla playlist dedicata sul nostro canale di YouTube.